La curva epidemica mostra chiaramente un calo. In tutte le regioni i casi sono in decremento, ma rimangono le differenze tra le regioni che dividono il paese in tre aree. Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa sull'analisi dell'andamento epidemiologico del Covid-19. Però il virus continua a circolare, ha sottolineato Brusaferro, e non dobbiamo abbassare la guardia. Non possiamo escludere un incremento di casi nelle prossime settimane, ma ora sappiamo di avere un sistema capace di intercettarli. Non ci sono poi segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapie intensive, sia per quanto riguarda i reparti. E ora l'obiettivo è quello di evitare la ripartenza di curve epidemiche, infine concluso. A mio avviso il tempo ragionevole per pensare ad un vaccino è la primavera estate prossima, ha risposto così il direttore generale di AIFA Nicola Magrini, interpellato dai giornalisti durante la conferenza stampa all'Istituto Superiore di Sanità. Non penso che per settembre vi sia alcun vaccino disponibile, ha proseguito Magrini, anche contando dei risultati molto buoni come sembrano dei primi studi di fase 1, che testano di nuovo la sicurezza, cioè la possibilità in volontari sani di non avere a distanza di 2-4 settimane effetti indesiderati dai farmaci che possono scatenare una reazione immunitaria importante. Il DG di AIFA ha quindi fatto sapere che ci sono più vaccini promettenti e almeno 5 o 6 sono in fase avanzata. Quanto all'Italia, infine concluso Magrini, vedremo presto se concorrerà con un proprio vaccino originale. Siamo ancora in fase crescente in molti paesi, siamo ormai vicini ai 5 milioni di casi confermati a livello mondiale. Così il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, intervenendo ad un webinar sul Covid-19 organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Londra. I due continenti più colpiti in questo momento sono l'Europa e il Nord America, ha proseguito Guerra, ma questo virus è particolarmente subdolo ed è soltanto una questione di tempo perché cominci ad affollare anche altri paesi. La Russia, ha spiegato il direttore aggiunto dell'OMS, è partita con molto ritardo rispetto ad altri paesi, ma ora sta galoppando. Lo stesso sta accadendo ad altri paesi che sembravano inizialmente indenni, tra cui India, Sudafrica, ma anche Messico, Brasile e Cile. In questo momento, ha aggiunto infine Guerra, chi detiene il primato sono gli Stati Uniti, seguiti dalla Federazione Russa. In attesa del caldo e della bella stagione stiamo lavorando a un progetto che troverà applicazione con l'estate. Vogliamo sperimentare nel nostro centro per l'innovazione Smart Hospital se l'utilizzo dell'aria condizionata può aiutare a risolvere il problema e in che modo. Lo ha fatto sapere il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. La risposta arriverà dallo studio che portiamo avanti con la Regione Lazio e l'Università Sapienza di Roma, ha spiegato Vaia. Vogliamo capire se gli impianti di climatizzazione possono aiutare, funzionando secondo criteri specifici, a salvaguardare la salute in luoghi pubblici di lavoro e case. Che bambini e adolescenti si ammalino più raramente di Covid-19 è evidente, ma ancora non è ben noto quale sia il loro ruolo nella diffusione dell'infezione. La domanda è: i bambini hanno una minore probabilità di infettarsi rispetto agli adulti? Uno studio su JAMA contiene una prima evidenza importante. I bambini esprimono poco il recettore ACE2, quello che per il SARS-CoV-2 usa per infettare le cellule, nell'epitelio nasale. Lo rende noto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco in un post su Facebook. Il fatto di avere pochi recettori per il virus in quella che è la porta d'ingresso delle infezioni respiratorie, spiega Lopalco, giustifica da solo la minore suscettibilità dei bambini all'infezione. Se fosse così, dunque, i bambini, oltre ad ammalarsi di meno, si infetterebbero anche di meno e sarebbero meno contagiosi. Una buona notizia, conclude, ma attendiamo ulteriori conferme.
Il vaccino anti-influenzale è sicuramente uno strumento protettivo importante, lo era già negli anni passati e quest'anno lo è a maggior ragione. Deve esserci un'indicazione molto forte per farlo a tutti i nostri bambini. Lo ha detto il vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani, durante un'intervista rilasciata via Skype all'agenzia Dire. Sul tampone, ha quindi aggiunto il pediatra, credo che un'esecuzione a tappeto possa avere un significato limitato nel momento in cui la sicurezza che mi può dare è temporalmente limitata. È invece importante, secondo Agostiniani, dare la possibilità ai pediatri di famiglia di poter richiedere, se non addirittura di poter eseguire in maniera diretta, il tampone ai bambini in cui si sospetta una patologia. Questo potrebbe consentire un'eventuale diagnosi estremamente tempestiva dalla comparsa di un'infezione da Covid-19. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Lontani ma vicini. 30 psicologi in ascolto è una rete di professionisti sempre presenti per accogliere e sostenere le fragilità evolutive. Uno spazio di ascolto è un'occasione per smettere di sentirsi soli anche nelle difficoltà. Lontani ma vicini è una squadra pronta ad accogliere e sostenere. Un altro modo di stare con voi. Continuare ad esserci. Rimanere connessi. Essere in contatto. Per gestire le difficoltà di questo momento. È leggerezza. Un turbinio di emozioni. E continuare ad essere una squadra per aiutare chi ne ha più bisogno. Creare comunità con un click. E per fornire un supporto concreto. Lontani ma vicini è quel porto sicuro quando fuori c'è la tempesta. Rispondere prontamente al bisogno di ascolto. Mantenere un contatto emotivo. Guardare lo stesso cielo da angolature differenti, ma riuscire ad avere comunque una visione di insieme. Una rete solidale sempre accessibile. Non è terapia, ma è terapeutico. È un luogo per condividere le emozioni e affrontare insieme questa sfida. Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto è una rete sicura che ci tiene in contatto con le scuole, con i ragazzi e con le loro famiglie. Calore e colore, nonostante la distanza. È un contenitore dove sentirsi meno soli. Lontani ma vicini siamo noi.